Buongiorno a tutti, iniziamo il webinar di oggi dedicato alla piattaforma Liquiline, la nostra piattaforma per l'analisi dei liquidi. Aspettiamo solo qualche secondo in più per vedere se si aggiunge qualche partecipante e poi iniziamo col webinar. Mentre aspettiamo, vi introduco soltanto che questo è il primo webinar che faremo dedicato alla misura analitica. Questo webinar è incentrato sulla parte dei trasmettitori, quindi sulle centraline analitiche. Nei prossimi webinar, già da settimana prossima, invece ci concentreremo sulla parte sensoristica. Inizieremo con la disinfezione per continuare con la torbidità e a seguire anche con gli altri parametri analitici. Bene, direi che possiamo iniziare. Allora, giusto qualche parola sul funzionamento del webinar. Durerà circa 30 minuti. L'audio è disattivato per tutti i partecipanti, però potrete immettere le domande nella sezione specifica di domande. Noi a fine webinar risponderemo a queste domande, eventualmente se per motivazioni di tempo non riuscissimo a rispondere a tutte, comunque vi risponderemo via email, quindi vi contatteremo per darvi comunque la risposta. Inoltre ci sono nella sezione documenti, ci sono dei documenti che potete scaricare direttamente e la registrazione di questo webinar sarà disponibile nei prossimi giorni sul nostro sito, quindi potrete andarla a rivedere. I relatori di oggi sono anche i responsabili della misura analitica in Andrew Sauser Italia. Parto da me, sono Diana Vracevic, mi occupo appunto della linea analisi liquidi e della linea della misura di portata. Con me durante il webinar ci saranno anche Davide Duregon e Matteo Borgato. Davide, oltre ad essere responsabile della linea analisi liquidi, si occupa anche delle misure in canale di portata in canale aperto e Matteo è il nostro esperto di analizzatori e campionatori. Inizieremo vedendo un po' quello che è il concetto della piattaforma Liquiline, quindi sia la parte centraline che la tecnologia MemoSense. Continueremo approfondendo la parte su analizzatori e campionatori e infine vedremo delle applicazioni, quindi come questa piattaforma si va a adeguare nei vari processi che vi potete trovare insomma anche voi. Allora, Andrew Sauser ovviamente non ha solo la piattaforma analisi liquidi, ma ha tutta una serie di prodotti legati a diverse tecnologie di misura. Andiamo dalla misura di portata, misura di livello, pressione, temperatura, registratori e ovviamente l'analisi dei liquidi, che si compone di una parte sensoristica e della parte invece legata appunto alle centraline. Perché abbiamo deciso di sviluppare il concetto di una piattaforma? L'abbiamo fatto per unificare e standardizzare un unico software per la gestione di tutti i parametri di misura e avere un'interfaccia utente semplice e comune. È in grado infatti la piattaforma ad oggi di gestire tutti i parametri analitici standard, i campionatori e gli analizzatori. Suo grosso vantaggio è la modularità, la flessibilità, come vedremo più avanti, e la digitalizzazione dei dati tramite la tecnologia MemoSense. La piattaforma parte da qui, quindi abbiamo una piattaforma comune appunto hardware e software che va ad interagire con tutte le versioni, quindi partiamo dalla centralina da barra DIN alla versione da campo della stessa centralina, campionatori, portatili stazionari ed analizzatori. Tutte queste, diciamo, versioni della centralina sposano inoltre la tecnologia MemoSense e Arbit, di cui parleremo tra poco. Le caratteristiche quindi sono comuni sia per quanto riguarda i protocolli di comunicazione, che come vedete sono vari, protocolli digitali Profibus, ART, Modbus, EtherNetIP e da quest'anno anche il Profinet, che per quanto riguarda invece le funzionalità dei canali, sono centraline che vanno da 1 fino a 8 canali, hanno un'interfaccia uomo-macchina comune, hanno diversi ingressi digitali e uscite digitali e possono anche avere, oltre ad ingressi appunto digitali, anche degli ingressi analogici. Quindi la centralina Liquiline può funzionare da gateway, prendere in ingresso
altri misuratori, come può essere ad esempio un misuratore di portata, un misuratore di pressione di livello, e trasmettere in digitale tramite protocollo che avrò selezionato al mio sistema di controllo. Quindi prendere l'analogico e trasmettere in digitale come un gateway vero e proprio. Siamo partiti nel 2010 con questa piattaforma, quindi il lancio della prima Liquiline ormai è 10 anni fa. Nel corso degli anni, come vedete, abbiamo integrato con varie caratteristiche, implementando i protocolli di comunicazione digitale, implementando i canali, quindi partendo da una versione a due canali, arrivando alla versione a 8 canali, per poi andare sulle versioni da barra DIN, implementando la tecnologia Arbit e il Profinet, appunto quest'anno. L'anno prossimo prevediamo il lancio anche del Bluetooth sulla nostra piattaforma Liquiline. La configurazione, come vedete, dell'hardware è comune, ovvero la centralina da campo, sia che sia da due canali che da 8 canali, ha lo stesso aspetto, quindi le stesse dimensioni. Quello che cambia è l'interno, quindi quanti moduli andrò a inserire all'interno della mia centralina. Avrò un modulo base, un modulo che ha a disposizione già di per sé due canali MemoSense, quindi due canali digitali dedicati ai sensori MemoSense, due uscite 420, relè d'allarme, lo slot per la card SD che mi permette sia di fare degli upgrade del firmware che di scaricare i dati del mio registro dati presente di default nella mia centralina, e la porta Ethernet ultra veloce che mi permette di comunicare sia in web server, sia di avere i protocolli digitali di comunicazione tra Modbus, Ethernet IP e il Profinet. In più posso avere dei moduli aggiuntivi, quindi posso avere dei moduli che mi permettono di aggiungere degli ingressi MemoSense, dei moduli dedicati ai relè, dei moduli dedicati a ingressi uscite analogiche e ingressi uscite digitali. Questa è proprio la caratteristica di questa piattaforma, il fatto di essere estremamente flessibile e espandibile, quindi di potersi adattare al mio processo. Posso magari all'inizio aver bisogno di una centralina che mi gestisca 3 punti di misura, andrò a comprare o comunque a rifornirmi di una centralina a 4 canali, un domani aggiungendo il modulo posso arrivare anche a gestire fino a 6 oppure 8 canali, non dovendo cambiare la centralina, ma aggiungendo delle schede, dei moduli appunto all'interno di essa. L'Arbit, come nominato prima, è in realtà un tool di verifica, di diagnosi che abbraccia tutte le nostre misure, quindi non è un tool solo per la centralina analitica, ma anche per i nostri misuratori di portata, di livello, temperatura e pressione. Per quanto riguarda le centraline analitiche, questo tool ci permette di avere una funzione diagnostica che monitora costantemente lo stato di salute sia della centralina che di ogni sensore esso collegata. Uno stato di salute che avrà una sua visualizzazione attraverso degli smile che già a primo occhio mi permette di individuare se ci dovesse essere qualche parametro, qualche variabile fuori norma, e soprattutto mi permette anche tramite la funzione di Arbit Verification di avere un report che posso stampare, che posso digitalizzare in PDF e stampare, e posso inserire all'interno dei miei report di qualità. La Liquiline si sposa con la tecnologia MemoSense. Che cosa vuol dire? Che queste centraline sono in grado di gestire i sensori MemoSense sia a cavo fisso che a cavo con connessione plug-in, quindi ad innesto. Come vedete, la tecnologia MemoSense è presente su tutti i nostri parametri analitici: pH, redox, conducibilità, ossigeno, torbidità, nitrati, livello fanghi e così via. Quindi la Liquiline è in grado di gestire tutti i parametri analitici. Ultimamente si è aggiunto nel nostro portfolio delle centraline il trasmettitore compatto. Come vedete, ci sono due sensori che hanno la versione anche ATEX, o due trasmettitori, perdonati, in versione ATEX, invece le altre macchine sono per aria sicura. Che cos'è il trasmettitore compatto? Come vedete, è un trasmettitore a cavo. Io mi collego direttamente al trasmettitore con il mio sensore, non ho bisogno di portare alimentazione aggiuntiva, quindi esco sensore, trasmettitore, vado direttamente al mio sistema di controllo.
ha già abilitata la funzione Bluetooth, quindi tramite la nostra app scaricabile gratuitamente posso sia configurare la mia catena di misura e sia tarare i sensori collegati al trasmettitore. Che cos'è la tecnologia MEMOSens? È una tecnologia che permette di trasmettere sia il dato sia l'energia in modo induttivo. Che cosa vuol dire? Che il contatto induttivo tra il cavo e il sensore, come vedete da questa immagine, senza contatti elettrici esposti, non mi aggiunge nessuna interferenza elettromagnetica e nessun problema causato dall'umidità. Inoltre, la trasmissione del mio dato sarà bidirezionale, ovvero il valore misurato viene digitalizzato nella testa del sensore, quindi il sensore diventa la parte intelligente della mia catena di misura e viene trasferito al trasmettitore con una connessione appunto senza contatto elettrico. Qual è il grosso vantaggio? Che ad esempio io prendo il sensore dal mio processo, quindi lo scollego dal cavo, lo porto in laboratorio dove posso eseguire una taratura, una rigenerazione del sensore. La taratura ovviamente viene fatta in laboratorio in condizioni ideali. Il sensore memorizza al suo interno i dati di taratura e nel dalla centralina. Non si compone solo dalla centralina, ma si compone anche da tutta una serie di sensori analitici che adesso vengono collegati. Sposa la tecnologia Arbit, sposa la tecnologia MEMOSens, più tutta una serie di protocolli di comunicazione digitale. Questa, diciamo, è stata la visione della base di quello che è tutta la composizione base della mia piattaforma. Vedremo tra poco, insieme a Matteo, insieme a Davide, che cosa succede nel momento in cui vado ad aggiungere delle feature, come posso sfruttare questa piattaforma anche per operazioni più complesse. Adesso, prima di passare la parola a Matteo, facciamo un breve sondaggio in cui vi chiediamo, appunto, se nel vostro impianto sono presenti dei sensori analitici per il monitoraggio e o controllo del processo. Una risposta unica, no, se non sono presenti, sì, se sono presenti e fra di essi anche dei sensori di Endres Hauser, sì, se sono presenti, ma non ci sono sensori Endres Hauser. Adesso aspettiamo, lasciamo qualche secondo per rispondere. Bene, mentre finisce il sondaggio, io adesso appunto passerò la parola al collega Matteo Borgato che vi parlerà di analizzatori campionatori. Grazie. Grazie a te Diana, adesso prendo la parola io e vi faccio vedere cosa succede. Un attimo che ho un problema di visualizzazione. Buongiorno a tutti, spero che mi sentiate e che vediate il mio schermo adesso. Vi faccio vedere cosa succede quando si aggiunge nuovo hardware, meglio, in realtà quando si cambia la scatola della nostra centralina Liquiline, diventa questo, può diventare, la macchina si declina in due modi diversi, si declina in una famiglia completa di analizzatori, voi la vedete, piuttosto che
in una famiglia completa di... Scusatemi un secondo. Mi vedete? Piuttosto che una famiglia completa di campionatori. Scusatemi se era impallato PowerPoint. Bene, cosa vuol dire questo? Vuol dire che io all'interno dell'hardware della Liquilan io sono riuscito a sviluppare delle macchine che hanno delle caratteristiche completamente diverse da quelle di un semplice controller. Se vado a guardare gli analizzatori colorimetrici, che sono la macchina che vedete alla destra dello schermo, voi vedete che abbiamo una macchina che ha un arrangiamento completamente diverso. È un analizzatore colorimetrico che risponde sempre comunque alle metodiche DIN, questa è una scelta di Anders Sennhauser. DIN in Italia vuol dire APAT-CNR IRSA fondamentalmente, quindi vuol dire la riferibilità dei dati di laboratorio. Sono macchine che lavorano in singolo stream o in doppio stream. Se io penso a un impianto di depurazione, può essere un ingresso impianto e un'uscita impianto per il fosforo, per esempio, macchine che possono arrivare fino a 6 stream per applicazioni in acuto oppure come la silice o la durezza. Sono strumenti che sono sempre autocalibranti, quindi hanno all'interno uno standard di riferimento a concentrazione nota, autopulenti per via chimica, quindi per mantenere costante nel tempo la performance del fotometro. Sono in un enclosure IP55, quindi potenzialmente adatto al montaggio in ambiente esterno o non riparato, al contrario dei vecchi analizzatori che dovevano andare sempre all'interno, e hanno tutte le feature delle centraline Liquiline, quindi gli I/O, sia di sonde, sia di ingressi 420 mA piuttosto che di ingressi digitali, sia di bus di campo. Okay. Nel dettaglio la macchina è fatta così. Voi vedete in alto c'è la centralina Liquiline di cui abbiamo sempre parlato, CM44X nella fattispecie. C'è un comparto analitico che è nella parte posteriore dell'analizzatore. Un vano reattivi e standard che è quello che vedete sul vassoio azzurro, quindi può essere estratto. Vedete che c'è un contenitore in polistirene nero perché è previsto che i reattivi o gli standard delicati siano raffreddati. Questo perché si può in questo modo garantire una performance costante nel tempo anche con parametri delicati, penso ai nitriti, dove gli standard sono molto molto labili. Quindi in questo modo prolungo al massimo la durata di questi chemicals che vado ad utilizzare. Rapidamente si può vedere poi anche che la macchina controlla anche dei sistemi di filtrazione, quindi non sono più filtri autonomi che lavorano su base tempo, ma sono macchine che lavorano soltanto su richiesta, ne può controllare fino a due, sia semplice filtrazione su ceramica 0 micron, sia complessa filtrazione 0 micron e pulizia chimica dell'unità di filtrazione autonoma della macchina, ma come dicevamo prima può anche integrare fino a 4 sensori diversi per trasformarsi in una stazione di monitoraggio. Quindi non è più soltanto un analizzatore, ma è un analizzatore che integra e presenta piuttosto che memorizza, piuttosto che ritrasmette i parametri che vengono anche da altri sensori di tipo MEMOSens. Qui vediamo che ci sono dai sensori ottici dell'ossigeno agli ioni selettivi per i parametri ammoniaca nitrati, piuttosto che un assorbimento V, piuttosto che una torbidità, piuttosto che una misura di ossidanti disinfettanti come può essere il cloro. Bene, vi faccio un pochino vedere quali che sono le feature importanti di queste macchine, le particolarità. Le illustro in ordine sparso, ma in modo interessante. Quindi due architetture interne. Quindi la macchina che voi avrete davanti sarà sempre uguale in qualche modo. C'è una unità che si occupa delle analisi che richiedono la digestione chimica o termica e chimica, fosforo totale piuttosto che COD, e vedete questa qui a sinistra, okay, dove questa rappresenta la cella di digestione. Piuttosto che una macchina per le metodiche semplici, semplici vuol dire che non richiedono digestione, che è questa unità. Voi vedete in questa unità ci sono due cose molto importanti, il liquid manager cosiddetto, che è questo blocco qui sopra, che è un modulo che contiene al suo interno tutti i percorsi idraulici, sia degli standard che dei reattivi che del campione. Okay? Ed è un ricambio unico, vuol dire che per tutti gli analizzatori è uguale.
Vuol dire che con un pezzo io copro tutte le esigenze di tutto il mio parco macchine installato. La stessa cosa vale per il fotometro, che è unificato. Come voi vedete sopra, è un modulo che contiene già al suo interno tutte le sorgenti ottiche luminose e sia anche i fotodiodi di rilevazione. Si adatta alla macchina semplicemente collegandolo, vanno attivate i diversi sistemi, i diversi cammini ottici. Di nuovo, questo è un modo che mi permette di avere un ricambio unico per più analizzatori che posso avere in campo. Quindi è un enorme vantaggio in termini anche di gestione del parco macchine, di gestione dei ricambi. Altro particolare molto importante, ve lo faccio vedere qui sotto, si è passato da un sistema di dosaggio, lo vedete qui, a pompe peristaltiche, si è passato da un sistema di dosaggio a siringhe e attuatori lineari. Questo cosa comporta? Fondamentalmente comporta un'estrema precisione e ripetibilità nel tempo del dosaggio, sia dei chemicals che degli standard. Di fatto questo mi porta a ridurre al massimo le dimensioni della cella fotometrica, voi la vedete lì sopra, è molto compatta, e al contempo garantire la massima ripetibilità del dato analitico. Ok, vi faccio vedere qualche esempio di analizzatori di quello che è il parco di Endress & Darcos in questo momento. Quindi, per i parametri dedicati alla depurazione delle acque, ne ho selezionati alcuni che possono essere in ingresso impianto il fosforo totale, quindi un parametro che prevede una digestione del campione e il trattamento del campione tal quale, quindi non filtrato, piuttosto che un ammonio, in questo caso con un ringiallo, o un COD col metodo del bicromato, che è un po' una macchina nuova sul mercato, non c'era fino a un po' di tempo fa, ma mi permette di fatto di avere un dato esattamente come quello che io mi attendo dal dato di laboratorio. Okay, quindi con l'analisi classica con le cubette. Piuttosto che uscita impianto, di nuovo l'ammoniaca, gli ortofosfati, se non voglio usare il fosforo totale, con due metodiche a seconda del range e del tipo di colore del refluo che vado a trovare, i nitriti, piuttosto che di nuovo il COD, declinato sia come bicromato, sia come diocina a temperatura, a seconda che io lavori su un refluo più o meno duro, più o meno critico, diciamo questo specialmente per applicazioni industriali. Nella fotografia voi vedete un classico arrangiamento di uscita impianto, dove c'è un analizzatore di ammonio, un analizzatore di fosforo e un analizzatore di nitriti. Sotto si vede una sonda UV per i nitrati che è collegata a uno degli analizzatori, si vedono due unità di filtrazione, perché queste macchine sono tutte dual stream, all'estrema destra c'è una vasca con i due dove arrivano i campioni dell'ingresso e dell'uscita impianto, quindi queste macchine fanno un'analisi su doppio canale, su due portate diverse, quindi possono andare a monitorarmi il comportamento del tempo di un impianto e la sua efficienza nel tempo, nella giornata piuttosto che nella stagione. Siamo sempre macchine, come ricordavamo prima, che hanno dentro una centralina del tipo Liquiline, e quindi di nuovo sono ampiamente aperte verso un sistema di interfacciamento a un PLC piuttosto che a uno SCADA, piuttosto che a un sistema di monitoraggio allarme remoto. Vado oltre, parametri dedicati alla potabilizzazione, ne ho individuati due principalmente, che si usano quando si fanno trattamenti di acque superficiali, quindi l'alluminio e il ferro. Qui sono due macchine che hanno una particolarità. Vi ricordate che prima ho parlato di metodi DIN? Bene, metodo DIN vuol dire che fondamentalmente ape destinate al consumo umano sono macchine che possono essere accreditate e possono essere utilizzate al posto degli altri laboratori. Endress Hauser in questo momento è l'unica azienda che ha sul mercato delle macchine che sono accreditate presso Accredi e svolgono questa funzione presso importanti gestori delle acque. Altri parametri più dedicati alle acque ultrapure e pure, quindi acque di caldaia per le turbine, water for injection piuttosto che osmosi inversa, sono i parametri invece un po' classici, quindi la durezza, la silice, il sodio, qui su più ovviamente, su più stream, ricordavo fino a 6, proprio perché sono impianti che di norma hanno più circuiti, più linee di gestione. E ovviamente poi ci sono anche altri parametri che sono più mirati ad applicazioni industriali specifiche e una piccola postilla a ricordare che tutte le macchine che ci sono hanno una estrema rangeability di analisi dovuta al fatto che c'è un sistema di diluizione interna che può diluire il campione fino a 20 volte. Quindi ok per l'analisi di bassa concentrazione, ma anche per le applicazioni industriali dove si deve salire molto molto in alto col dato.
Passo rapidamente all'altra famiglia che si genera all'interno della piattaforma liquida, anche quella dei campionatori, dove all'interno di una macchina, se volete classica, qui guardiamo i campionatori stazionari, nelle famiglie CSF 33, 39 e 48, con diversi gradi di precisione, abbiamo le classiche possibilità di bottiglie, quindi da 1 a 24, le metodiche di campionamento, vuoto peristaltico, a seconda di quello che è la prassi o la tipologia di campione, vari sistemi di case, la possibilità di avere o meno la refrigerazione, l'autosvuotamento, che è una cosa molto importante ovviamente per queste macchine, quindi la possibilità di averlo, la possibilità di prelevare da tubo in pressione e altra cosa importante, l'alimentazione che è 220 volt, ma internamente è 24 volt, quindi permette uno, da un lato, la massima sicurezza anche di chi mette le mani sui campionatori in campo, ma d'altra parte la possibilità di avere al suo interno delle batterie di campione che mi permettono anche in caso di mancanza di corrente di proseguire il campionamento. Questo vale sia per le applicazioni acque, diciamo, depurazione, ma soprattutto per quello che è il campionamento in fase di processo, quindi industriale. E di nuovo la possibilità di montare fino a quattro sensori di tipo MEMOS, quindi per trasformare la macchina da un campionatore basico a un campionatore che campiona anche su evento specifico, evento analitico preciso, di tenerne traccia e tenere registrato quelli che sono gli andamenti del tempo, dei valori. Da ultima, come ultima slide, vi presento il campionatore di tipo portatile, di nuovo da 1 a 24 bottiglie, alimentato 24 volt, divisibile in due parti di modo da poter essere trasportato da una singola persona anche quando la macchina è carica, e sottolineo anche per questa macchina, avendo al suo interno una centralina Liquiline, la possibilità di portare in questo caso fino a due sensori per una questione di alimentazione, perché è prettamente a batteria, e quindi di trasformarsi in una stazione di monitoraggio portatile. Allora, io avrei terminato. Siamo un po' in ritardo con i tempi, cercherò di lanciare direttamente il collega. Io spero che quello che vi ho fatto vedere vi abbia fatto un pochino vedere quello che è la flessibilità di questo sistema e di questa piattaforma all'interno anche di un tipo di analisi complessa che normalmente non è considerata come di campo. Vi ringrazio e passo la parola al collega Davide. Mentre Davide si prepara, leggo fra le domande che non si riescono a scaricare tutti i documenti che abbiamo allegato. Non vi preoccupate, quando vi arriverà l'email a conclusione del webinar, dovrebbe arrivare domani, se non sbaglio, vi metteremo anche il link per scaricare i documenti. Ok, buongiorno a tutti anche da parte mia, giusto 2 secondi per caricare la presentazione. E, io nella presentazione odierna vi parlerò principalmente di quelle che sono le applicazioni legate alla piattaforma Liquiline. Ok, perfetto, fra poco dovreste anche voi vedere le presentazioni. Eccolo qua, perfetto. Allora, vediamo ora appunto come il concetto di piattaforma possa essere declinato in varie forme. Partiamo dai pannelli di analisi. I pannelli di analisi sono una soluzione alternativa se i misuratori non possono o non devono essere installati nel processo. Il campione prelevato arriva mediante un bypass della linea in pressione o mediante una pompa separata a seconda appunto del tipo di processo. Ogni punto di misura ha una connessione diretta con il deflusso del campione che può essere adattato separatamente per i vari parametri e interrotto per la manutenzione dei sensori. Questi pannelli sono semplici da installare, mettere in servizio e controllare e possono essere combinati in base alle specifiche grazie proprio alla loro struttura modulare. Tutti i pannelli Andrews Hauser sono dotati di tecnologia digitale MEMOSens come
giustamente introdotto prima dalla collega Diana, per fornire i segnali di misura necessari al controllo di processo e alla diagnostica. Allora, nella slide sulla parte destra trovate appunto un esempio di un classico pannello utilizzato in ambito water, principalmente per l'analisi appunto delle acque. In questo caso stiamo parlando di una misura di torbidità, quindi vedete la centralina in versione da campo, il sensore di torbidità installato all'interno di un porta sensore, un'armatura, e poi un sistema di pulizia totalmente in automatico ad ultrasuoni. Altro esempio di applicazione sono le soluzioni vere e proprie, quindi stazioni di misura complete e condizionate fino a semplici cabine contenenti strumentazione di misura. Nella slide appunto trovate quello che viene definito in gergo tecnico un banco di campionamento all'interno di un cabinet. Oggi la maggior parte delle condizioni di processo richiede molto più di un semplice analizzatore accurato. Molte applicazioni richiedono un trattamento dei campioni per ottenere risultati affidabili e accurati. Altri casi richiedono un'interfaccia per l'integrazione in sistemi automatizzati. Inoltre sono necessarie, come diceva giustamente Matteo, custodie speciali per proteggere gli strumenti installati all'esterno o in ambienti aggressivi. Spesso il campionamento corretto e il trattamento dei campioni costituiscono anche elementi determinanti per il successo dell'analisi. Le unità di trattamento dei campioni di Andreas Hauser si adattano in modo ottimale appunto alle vostre condizioni del processo, sono affidabili nel funzionamento quotidiano e sono di facile installazione e manutenzione. Sono soluzioni intelligenti come i sistemi di campionamento in loco che consentono al cliente di evitare l'installazione aggiuntiva di una pompa campione. Ecco, nella slide vi ho inserito degli esempi. Sulla parte destra della slide trovate un classico analizzatore utilizzato in ambito potabile, quindi a servizio di un trattamento chimico e fisico per il monitoraggio del parametro ferro. In questo caso la rimozione del ferro è ottenuta grazie all'ossidazione di quest'ultimo, che successivamente viene rimosso per filtrazione o sedimentazione. Ecco che l'analizzatore CA80 FE permette un ottimo controllo delle soffianti e un risparmio energetico durante il processo di ossidazione. Nella parte invece sinistra della slide trovate un altro esempio, qua siamo in ambito wastewater, dove i due analizzatori sono inseriti all'interno di un cabinet per fare un'analisi di fosforo totale piuttosto che di ammoniaca. Andreas Hauser ha sviluppato non solo una strumentazione o comunque dei parametri, passatemi il termine, standard, ma delle vere e proprie soluzioni, in questo caso chiamate liquid control, che è possibile declinare secondo diverse esigenze e secondo le diverse taglie degli impianti di depurazione. In soldoni, liquid control è una soluzione innovativa sviluppata per il controllo del processo di nitrificazione e denitrificazione realizzata in maniera intelligente, in grado di percepire ed interagire con l'ambiente esterno. Liquid control permette di perseguire l'ottimizzazione continua dei processi di rimozione dell'azoto e va a interpretare una serie di parametri, quali quantitativi del processo di depurazione, attraverso un software di simulazione del processo e dopo l'elaborazione, ovviamente con particolari algoritmi, restituisce una serie di valori ottimali per la gestione efficiente del processo. I dati fondamentali per l'analisi del processo vengono rilevati in maniera continua e attraverso l'elaborazione vengono restituiti, ad esempio, con un classico 420 mA o come un bus di campo. In questo caso, quello che si va a gestire è il valore dinamico ottimale di ossigeno per regolare al meglio la fase di nitrificazione. In tutto questo, ovviamente, i sensori sono gli occhi e le orecchie del processo produttivo. Cambiamo parrocchia. In questa slide trovate un'applicazione da skid builders, in particolare su un impianto di produzione di purified water con osmosi inversa ed elettrode ionizzazione. La caratteristica che mi preme sottolineare in questo caso è come in questa versione la piattaforma si riesca ad adattare all'impianto secondo le esigenze dello stesso.
Il focus è ovviamente quello di minimizzare il più possibile l'impatto a livello di spazio sulla macchina. Ecco che l'avere una versione da guida DIN con solo il display sulla parete del quadro aiuta sicuramente il cliente a ridurre quella che viene definita l'impronta sulla macchina. Ecco, sulla parte destra vedete proprio la centralina in versione DIN Rail. Altra versione della piattaforma per ribadire ancora una volta la modularità e la versatilità, ecco, in questo caso siamo di fronte ad una vera e propria stazione di analisi, o in altri termini una biostation. Avrete la solita centralina, un fotometro che in questo caso è basato su un assorbimento UV e un portasonda in grado di alloggiare due sensori da 120 mm, ad esempio un ossigeno ottico per il mercato igienico e un sensore di pH oppure una conducibilità a quattro poli. Diciamo che questo genere di strumentazione è stata introdotta sul mercato da Andreas Hauser da circa 10 anni. Ecco, con questa strumentazione noi siamo in grado di fare delle misure un po' più di dettaglio particolare, come ad esempio si diceva prima, un assorbimento UV piuttosto che delle misure di colore, misure di torbidità su solventi, piuttosto che delle misure di crescita cellulare in ambito fermentativo. L'ultima parte del workshop vertirà sulla presentazione della prima soluzione IIoT in ambito analitico. Ecco, l'idea che sta alla base è quella di condividere la conoscenza in ambito digitale, di EPH, con l'esperienza maturata nel corso degli anni in campo industriale, ovviamente in ambito misure analitiche. Il risultato è un pacchetto grazie al quale è possibile misurare i più importanti parametri analitici come pH, ossigeno, conducibilità e temperatura, oppure creare delle combinazioni ad hoc degli stessi, collettare i dati di diagnostica e trasferirli a un hub centrale attraverso un edge device. A mettere la ciliegina sulla torta ci pensa l'app sviluppata appositamente per questo tipo di soluzioni e per quelle che verranno, che prende il nome di Smart System. Ecco, riprendendo i concetti fondamentali, questa soluzione Smart è basata sicuramente su un pacchetto di strumentazione, passatemi il termine, standard, ma si arricchisce di quel plus dato dai servizi digitali. Le informazioni, in altre parole, sono trasmesse direttamente ad un cloud, un hub, senza un sistema di controllo e l'utente può accedervi quando vuole e da qualunque posizione. Molto velocemente lo scopo di fornitura, quindi un trasmettitore Liquiline 4 canali col Modbus TCP, un edge device con la relativa antenna, sensori, cavi e armature. A tutto questo va aggiunta l'app e la registrazione del proprio account sul sito Andreas Hauser dedicato all'Industrial Internet of Things, dove il cliente va ad inserire il proprio asset, ovvero il suo parco strumenti. Esistono infine diversi livelli di iscrizione, registrazione, con differenti prezzi ancora in via di definizione, a seconda della frequenza di refresh delle informazioni, quindi 60 minuti, 15 minuti o 5 minuti. Allora, prima di passare all'ultima slide, dove sono presenti tutti i nostri contatti, facciamo l'ultimo sondaggio. Ok, perfetto. E vi lascio, eccolo qua, qualche secondo per rispondere. Quindi vi stiamo chiedendo come ritenete applicata l'automazione di processo nelle vostre attività, quindi in modo basico, solo per il monitoraggio, monitoraggio e controllo parziale, monitoraggio e controllo completo. Ok, perfetto. Vedo che la maggior parte di voi ha risposto. Adesso chiudo il sondaggio.
Perfetto. Ok. Beh, innanzitutto vi ringraziamo per la vostra attenzione. In questa slide trovate tutti i contatti dei relatori che hanno parlato nel corso del webinar. Ovviamente rimaniamo a disposizione ancora per qualche minuto. Nel caso ci fossero delle domande, e ovviamente andremo anche a rispondere privatamente a tutte quelle domande qualora non si riuscisse a soddisfare nella sessione odierna. Intanto vi ringrazio. Aspettiamo giusto qualche secondo per eventuali domande. Intanto ne approfitto per ringraziarvi anch'io per aver partecipato al nostro webinar e vi ricordo appunto che il calendario dei webinar che abbiamo messo a punto è molto fitto, quindi approfittatene, insomma andate sul nostro sito, potete vedere le varie sessioni. Questa settimana ci sono altri tre webinar, se non sbaglio, settimana prossima altri ancora, che ovviamente non sono solo webinar dedicati all'analisi dei liquidi, ma a tutti il portfolio prodotti Andrews Hauser. Matteo, c'è una domanda per te. Sì, ok, ho visto che è una domanda che può interessare tutti, non è estremamente specifica. Comunque la domanda è: quali sono i valori di pressione massima ammissibile in ingresso ai campionatori ed analizzatori? Allora, questa è una domanda interessante. La risposta ovviamente non è assoluta, ma dipende dal tipo di applicazione, dal tipo di analizzatore. Ovvero, normalmente gli analizzatori che prevedono una filtrazione a monte, del comparto analitico lavorano a pressione atmosferica. Posso provare a inserirli in particolari condizioni fino a 0,5 bar, diciamo, di condotta, okay? O a una profondità di immersione elevata, però diciamo che non andiamo oltre. Viceversa, per gli analizzatori che prevedono una lettura del campione tal quale, quindi all'interno di un fast loop con una pompa che rilancia, posso portarmi fino ai 2 bar, 2 bar e mezzo, senza fare danni particolari. Oltre, se vado invece ad analizzatori che lavorano su acque ultrapure pure, quindi sono fatti per prendere i campioni in pressione, diciamo che normalmente è tollerata fino a 5 bar, quella indicata di 3 bar. Per i campionatori chiudo, la pressione normalmente è negativa perché vanno a prelevare da pozzetto. Quindi con un'altezza di aspirazione fino a 8 metri normalmente. Se invece vado a prelevare in pressione, è da valutare bene a seconda del tipo di reflow e della velocità del tubo, normalmente 3 bar senza nessun problema. Spero di aver risposto Ok, correttamente. grazie Matteo. C'è un'altra domanda in cui ci chiedono se acquisto una CM444 quanti sensori MEMOSens posso aggiungere al massimo. Allora, in questa configurazione, quindi la CM444, posso aggiungere fino a 4 sensori MEMOSens. Guardando l'ultima cifra delle nostre centraline, ci dicono quanti sensori MEMOSens possono essere collegati, quindi 442, 2 sensori MEMOSens, 444, 4 e 448, 8 sensori MEMOSens. Però passare da una 444 a una 448, quindi aggiungere dei moduli è molto semplice. Quindi eventualmente se dovesse aver bisogno di aggiungere 1, 2 fino a 4 punti di misura sulla centralina 444 attualmente presente in campo, è possibile farlo acquistando appunto dei modulini dedicati all'ingresso dei sensori. E mi collego anche a una domanda successiva dove chiedono se il protocollo Profinet è integrabile sulle CM44X più datate. Sì, ma dipende, ovvero dipende da quanto sono datate. Centraline
vecchie di qualche anno devono cambiare anche il modulo base. Centraline più recenti devono invece eventualmente attivare il protocollo con un codice di attivazione. Centraline di parecchi anni, oltre al modulo base, dovranno cambiare anche la scheda madre. Quindi dipende, bisogna valutare l'anno di produzione della centralina e vedere gli step necessari per l'integrazione del Profinet. Allora, intanto stiamo leggendo le altre domande. Sì, io vedo una domanda che è piuttosto generale, che mi chiede quali sono i valori minimi apprezzabili di misura, e la risposta è di nuovo dipende dal tipo di analisi, si va dai microgrammi ai grammi fondamentalmente, quindi dipende dal tipo di analizzatore, dal tipo di parametro che si va a scegliere. Ecco, la cosa importante, sappiatelo, è che è possibile in caso anche cambiare il range della macchina nel momento in cui non corrisponde esattamente a quanto pensato inizialmente. Si può andare a lavorare anche sullo strumento per riuscire ad adattarlo al meglio alle condizioni di funzionamento anche dopo l'installazione. Ok, c'è un'altra domanda. Allora, se prelevo campione, per esempio, per misure conducibilità e pH in derivazione al pipeline, devo adeguare la pressione nelle celle di afflusso o la velocità del fluido? Assolutamente sì. Questo dipende ovviamente dal valore di conducibilità in un caso. Ma soprattutto bisogna rispettare proprio quelle che sono delle condizioni operative. Generalmente, quando si fa una misura di pH, la velocità non deve mai essere superiore al metro e mezzo al secondo. Questo perché, se fosse superiore, il sensore non avrebbe la possibilità di fare quello che è il famigerato contatto ionico, per cui il sale KCl che c'è all'interno del sensore di pH. Quando permea dal diaframma, se entra all'interno di un fluido che ha una velocità molto elevata, si disperde e quindi il sensore non riesce più a fare una misura corretta. Altro discorso, poi, se il fluido di processo dovesse avere anche una conducibilità molto bassa. In questo caso bisogna avere una portata molto bassa, quindi si parla di pochi litri ora, proprio per consentire sempre al sensore di andare a tra virgolette, catturare i pochi ioni presenti all'interno del processo. Ne approfitto per rispondere anche all'altra domanda: quale lunghezza massima si può raggiungere con i cavi delle sonde MEMOSENSE? La lunghezza massima per questo tipo di sensori arriva fino a 100 metri. Matteo, c'è una domanda per le analisi di silice. Sì, stavo guardando, in realtà sì, è una domanda molto specifica e ovviamente, allora, la domanda verte sul fatto che ovviamente ci sono valori diversi di un determinato analita, che è quindi silice, a seconda dei diverse posizioni di prelievo del campione, l'acqua di caldaia piuttosto che da quello che è l'acqua demi, piuttosto che diversi stream. Allora, normalmente si fa un'analisi, si valutano quali sono lo stream più concentrato e lo stream meno concentrato, e in termini di silice si va a vedere se sono entrambi all'interno della rangeability dello strumento. Normalmente sì, perché lo strumento è centrato un pochino su tutte quelle che sono le possibilità di lavoro, ok, della silice. Va da sé che non è una macchina per campioni molto molto concentrati. Monitora eccezionalmente bene tutte quelle che sono le applicazioni demi. Ok? Spero di aver risposto. In caso mi può contattare direttamente alla mia mail, che è matteo.borgato@endres.com, oppure in qualche altro modo mi può anche telefonare. Ci sono i contatti sullo schermo e ne possiamo parlare direttamente.
La ringrazio. Perfetto, intervengo ancora io per completare la domanda precedente sui cavi MemoSense. I cavi MemoSense ovviamente possono essere anche giuntati, quindi con una classica scatoletta di derivazione, assolutamente. Altra domanda, se voglio passare da 2 ingressi a 8 ingressi sull'Equiline, ok, il lavoro si può fare in campo, bisogna avviare strumenti in assistenza, ok. Ma allora, diciamo che se parto da una liquida in CM442, ho una scheda madre corta, limitata, quindi devo cambiare appunto la scheda madre e il modulo di alimentazione, perché deve essere in grado di alimentare anche gli altri sensori. Quindi dipende un po' anche dal cliente, se è avvezzo a fare dei lavori direttamente in campo. Non è nulla di così esagerato, abbiamo la doppia possibilità, quindi o si fa un'operazione direttamente in campo, oppure la si spedisce al centro in via Fratelli di Dio, cioè non su Naviglio. Poi, altra domanda, per una manutenzione corretta, ogni quanto vanno sostituiti i sensori di pH in un impianto di trattamento acque? Ma allora, diciamo che non c'è un valore preciso oltre al quale il sensore di pH non può più essere utilizzato. Generalmente si utilizza un approccio di questo tipo, cioè si utilizzano le soluzioni tampone e si va a fare una verifica di come il sensore di pH risponde. Quindi, ad esempio, se utilizzo le classiche soluzioni tampone pH 4 e pH 7, vado a immergere il sensore nelle due soluzioni e vedo il valore dei millivolt che restituisce il sensore. Già diciamo da questa operazione riesco a capire un po' in che punto il sensore di pH è nei riguardi della sua vita utile. Diciamo che anche proprio a livello visivo si riesce anche a capire il sensore come sta, quindi se diamo un'occhiata ad esempio al diaframma, che è quello che mette in comunicazione l'ambiente esterno con l'ambiente interno, riusciamo a capire se è impaccato, quindi se cambia di colore, se c'è dell'inquinamento. La stessa cosa vale anche per l'elemento interno, quindi da lì riusciamo a capire se c'è stato ad esempio un distaccamento del rivestimento epiteliale dell'elemento metallico, e da lì già ci facciamo un'idea di quello che potrebbe essere lo stato del sensore. C'è da dire anche un'altra cosa, che quando Diana stava presentando la parte sulla piattaforma Liquiline, ha fatto un accenno anche al concetto di diagnostica. Ecco, tenete presente che soltanto per i sensori di pH avete a disposizione qualcosa come 68 messaggi di diagnostica, quindi già il sensore vi dice vita, morte, miracoli. Anche quando lo installate o lo collegate direttamente al cavo di misura, avete già un'idea di quello che potrebbe essere un po' lo stato del sensore, quindi riuscite a capire quanto era lavorato sopra una determinata temperatura, sopra un dato valore di pH. E poi a chiudere il discorso ci pensa il concetto anche di RBIT, che è un po' la cartina al tornasole del vostro sensore. Ok,
Io ho visto un'altra domanda interessante che riguarda i protocolli di comunicazione e sulla possibilità di trasmissione wireless dei protocolli di trasmissione digitale dei dati. Allora, in linea di massima, c'è una risposta semplice, che è quella che darò adesso, e poi una risposta magari più complessa che è da analizzare con chi realizza l'architettura del sistema. Ma tutti i protocolli di trasmissione, diciamo Ethernet based, quindi Modbus, TCP, piuttosto che tutti i suoi cugini, possono virtualmente essere trasmessi all'interno di una rete Wi-Fi, anche non dedicata, quindi all'interno di quella che è la rete Wi-Fi del cliente, che poi viene trasferita su Ethernet. Okay? Altri protocolli ovviamente possono essere indirizzati a trasmissione di campo tramite device specifici, appunto, che vanno calcolati e valutati bene applicazione per applicazione. Bene, ovviamente all'interno di tutti questi bus non passano soltanto i dati analitici tali quali, ma passa tutta la diagnostica della centralina, compreso lo stato dei sensori, se io parlo di analizzatori, la quantità reattiva di reagenti, per esempio, che è una cosa molto importante, piuttosto che i dati di calibrazione, quant'è la della deviazione dal suo ottimo di funzionamento, di modo appunto da poter avere il completo controllo della macchina, oltre ovviamente al valore analitico tal quale. Allora, un'altra domanda è: l'utilizzo del web server integrato può essere contemporaneo alla trasmissione dei dati del bus? Assolutamente sì. Con l'ultimissima versione dell'Liquiline abbiamo proprio cercato di integrare sul modulo di base la possibilità di avere sempre integrato il web server a livello proprio di hardware. E quindi va soltanto abilitato con un codice software, se non è stato previsto in fase di ordine, però possiamo andare tranquillamente con un bus di campo e il web server. E sempre per ricollegarci a quanto diceva Davide, l'ultima versione, l'ultimo modello base che è stato rilasciato appunto pochi mesi fa, proprio la porta web server è stata potenziata rendendola 10 volte più veloce rispetto alla versione precedente. Quindi, essendo appunto integrata di base sulle nuove centraline, nel momento in cui si decidesse l'utilizzo della porta che non è stata prevista inizialmente, può essere attivata inserendo un codice di attivazione software. Io direi che sono quasi le 11:30, quindi terminiamo questa sessione webinar. Controlleremo le domande se ci dovesse essere qualche domanda a cui non abbiamo risposto durante la sessione. Vi contatteremo via mail e appunto per comunque rispondere a tutti i quesiti. Vi ringraziamo ancora una volta di aver partecipato e vi ricordiamo appunto che i webinar continuano anche nei prossimi giorni e speriamo di rivedervi numerosi. Grazie ancora e buona giornata. Grazie mille a tutti, grazie a voi. Grazie a tutti, buona giornata.